adesso proverò a spiegarvi un altro passo caratteristico dello stile di Papito Alala, grande maestro portoricano, e questo passo lui lo chiamava lato-lato, in realtà è un passo laterale in seconda posizione. La caratteristica di questo passo, e intanto andiamo a vedere sempre il discorso delle mani e delle braccia, mettiamo il pollicione, lo chiudiamo come se avessimo in mano una mazza da baseball e praticamente andiamo a fare questo movimento dove praticamente con il gomito andiamo a dare sempre delle spinte. Quindi carico, batto, pa, pa. In questo caso il peso va completamente verso l'esterno. Questo vedi l'appoggio, ma il peso è tutto qui. Quindi sarà cucu, pac, cucu, pac, cucu, pac, cucu, pac, cucu, pac, cucu, pac. Poi ogni tanto, capito, si piegava, faceva questi tocchi di negritudine. E la caratteristica interessante di questo passo è che in realtà si può fare in tre versioni. La prima vado completamente in laterale. La seconda versione in realtà è un po' in diagonale. Nella terza versione, molto interessante, Papito si girava completamente. Pa, pa, pa. Come ogni volta, vedi, girando mi porto il peso sul piede di appoggio. E lo faceva in base al mood del momento, al sentimento del momento. Quindi questo passo praticamente lo faceva come la musica lo trasportava, perché questa è la cosa interessante. Questi passi poi alla fine devono essere anche un po' dettati dalla musica, quindi quando la musica è particolarmente sabrosa magari possono venire fuori dei movimenti che normalmente su un brano romantico magari non facciamo. Quindi riepilogando: pa, cucu, pa, cucu, pa, cucu, pa, in diagonale, cucu, pa, cucu, pa, cucu, pa, girandosi, pa, cucu, pa, cucu, pa, cucu, pa, cucu, pa. La facciamo adesso con la base ritmica. Lado, lado.